L'abbiamo trovato a Montalto. Quindi lui, insomma, ha percorso un bel po' di chilometri. Eh sì, a conti fatti siamo oltre i 300 chilometri fra gli spostamenti vari fatti in 11 giorni, partendo da Antria a tutta la zona di Arezzo, passando per Policiano, Rigutino, San Zeno, Palazzuolo, Soprammonte San Savino, Bucine, Levane, San Leolino e poi Montalto. Vagava da oltre 10 giorni per la provincia di Arezzo, era molto impaurito e nessuno riusciva ad avvicinarlo, lui così si allontanava sempre più. Ma finalmente Rocky, un meticcio arrivato ad Arezzo da Agrigento per un'adozione, poi scappato, ieri è stato catturato e consegnato alla sua famiglia adottiva che da giorni lo stava aspettando. L'abbiamo preso mentre dormiva praticamente, ho aspettato che il canino fosse tranquillo e rilassato, quindi che tollerasse la mia presenza per poi riuscire a prenderlo piano piano mentre dormiva, ecco. E con questi giorni è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Sono tantissimi gli aretini, volontari, ma non solo, che si sono messi in moto per cercare di aiutare Rocky e la sua famiglia. Sì, esatto, siamo stati tantissimi e di questo ne dobbiamo essere tutti orgogliosi perché veramente tutta la città si è messa in moto per dare una mano a ritrovare il canino e per fortuna ci siamo riusciti proprio grazie a tutti gli abitanti. Rocky come sta? Rocky ora per fortuna sta bene, in una nuova famiglia, si trova benissimo, è felice, si vede già un canino che è tranquillo, è rilassato, scodinzola, è un canino che apparentemente non è neanche lontanamente parente di quello che era qualche giorno fa, ecco.